Adesso qua difficile non è fare i punti, ma quadrare la posizione a fine tiro. Non è un fisso su biglia piena, perché mi serve un po' di porzione, un po' di effetto sulla destra per mandare la biglia avversaria sul filotto. Qua sono quelle posizioni in cui è facile restare lunghi, in cui è facile magari, per quando si deve porzionare troppo la biglia, fare tac e tac con la nostra. Adesso qua bisogna andare su una grossa una porzione di palla abbastanza grossa, quindi magari quel pericolo lì non c'è, però. Volendo tirare senza effetto, partiamo da quell'idea lì, poi l'effetto si può anche utilizzare variando la porzione di palla. L'idea di base è di mirare l'orlo dell'ombra, quel puntolino, adesso dalla telecamera non si vede, ma con le luci sul biliardo è chiaro. I riferimenti con le ombre sono validi solo se sul biliardo è montata una luce al centro della mezzeria, quindi le classiche 3 o 5 lampade o neon, come in questo caso qui. Se le fonti di luce sono posizionate in altri punti, questi riferimenti sono sfasati, no? Quindi, appunto, importante. Se io vado sulla porzione di palla, la devo prendere quindi un po' fine, la mia correrà. Quindi l'idea qui è di tirare con la forza della misura, perché un po' di porzione di palla la mia per forza si sposta di lì. Se io tiro troppo forte, la mia si sposta troppo di lì, l'altra corre troppo in giù, si lascia comunque una posizione di biglia vista. Quindi volendo optare per il tiro senza effetto, perché è quello più facile, per quello che permette di orientarsi su questo riferimento dell'ombra, devo appunto tirare con una forza molto misurata. Il punto di attacco io lo metterei al centro, massimo un pelo sopra il centro, non avanti, perché se avanti vuol dire che la mia, oltre a spostarsi di lì, si sposterebbe anche da così. È meglio magari tenerla più in qua.